io non è stato nella narrativa, ma in realtà nella scrittura teatrale. Io ho studiato teatro all'università e ho lavorato per anni con una compagnia teatrale per la quale realizzavo adattamenti di copioni, rimaneggiamenti, traduzioni. Perciò ho nel mio bagaglio un rapporto privilegiato con la gestione del dialogo, con il parlato, che si sente ancora, mi dicono, nella mia narrativa. Invece, appunto, il debutto narrativo è arrivato piuttosto tardi, intorno ai 30 anni, forse per un timore reverenziale. Ho avuto il mio apprendistato scrivendo un ciclo di quattro romanzi giallo-storici per un piccolo editore, fino ad arrivare con questo quinto romanzo, che però io sento come il mio vero debutto, al romanzo con la R maiuscola, un romanzo storico, ma che credo esca dall'ambito più ristretto della narrativa di genere. E questo è avvenuto per un incontro fortuito a cui si deve la genesi del romanzo e questo salto di qualità che spero di aver fatto. L'incontro è avvenuto nella mia testa tra un tema che volevo trattare e una vicenda che mi è sembrata da subito adattissima a emblematizzarlo, a incarnare questo argomento, questo tema su cui mi interrogavo. E il tema è l'informazione, l'informazione e le sue attuali storture, quindi il rapporto tra i fatti e le interpretazioni, le opinioni, le cosiddette narrazioni che si generano sui fatti e che oggi vedono un rapporto quasi inverso, cioè sono le opinioni e le interpretazioni, magari strumentali, definite a priori, a creare dal nulla dei fatti. Poi ho letto, in un saggio storico una notizia relativa al periodo medievale, ma che appunto per questo, per quello che dicevo prima, mi sembrava attualissima, ovvero la distruzione di tutti i manoscritti relativi alla biografia di San Francesco, che fu ordinata da Bonaventura da Bagnoregio, il generale dei Francescani, 40 anni dopo la morte del santo fondatore. Una notizia che mi ha piuttosto sbalordito all'inizio. In realtà si tratta di un fenomeno di normalizzazione, di gestione della memoria del santo, che è abbastanza comprensibile, quantomeno nella ideologia dell'epoca, e per via del fatto che l'ordine francescano era spaccato già dopo pochi decenni dalla morte del fondatore in due fazioni, gli spirituali e i conventuali, cioè una fazione più morbida rispetto alla regola e una fazione invece che pretendeva un'osservanza assoluta dei precetti di Francesco. Questo è lo spunto iniziale da cui nasce appunto la trama del romanzo che vi riassumo brevemente. Il problema di Bonaventura non è solo questa distruzione dei manoscritti e alla redazione di una nuova biografia ufficiale, che lui scrive assieme al suo segretario, e questo è il personaggio di finzione, Fra Deodato, un amanuense, ma ha anche un altro problema. C'è un vecchio compagno di Francesco, frate Leone, che forse per l'età, quindi forse demente oppure posseduto dal demonio, comincia a spargere calunnie sul conto del fondatore, chiedendo addirittura che venga ricusata la canonizzazione. Allora Bonaventura pensa di affidare al suo segretario Deodato la ricerca di questo frate che va messo a tacere, partendo da Parigi, dove si trovano nel primo capitolo, per l'Umbria alla ricerca di frate Leone. Deodato sottrae i manoscritti apocrifi e li porta con sé. Quindi il suo viaggio sarà duplice: alla ricerca chiaramente di una persona reale, cioè frate Leone, e questa è la parte un po' on the road del romanzo. Ma è un viaggio anche all'interno dei libri, delle testimonianze che Deodato porta con sé e cerca di mettere insieme per farsi un'idea completa e autentica di quello che Francesco era stato. Forse scoprirà che, pur mettendo insieme tante narrazioni, non viene fuori una storia unica e che Francesco in fondo è uno, nessuno e centomila. E lui non fa che aggiungere, anzi, frate Leone, non fa che aggiungere una ulteriore biografia, perciò sì, parliamo di vite al plurale,
un'ulteriore biografia di Francesco, in questo caso particolarmente imprevedibile, paradossale, forse addirittura provocatoria, che va appunto a scompaginare tutto questo sistema quasi potremmo definire mitico che si stava creando intorno alla figura del poverello e che si è cristallizzato arrivando fino a noi, ma fornendoci un'immagine edulcorata e molto meno rivoluzionaria di quello che Francesco è in realtà stato e che ha rappresentato. La sfida di questo libro è duplice. Innanzitutto la ricerca di una lingua che fosse adatta all'ambientazione e io ho realizzato un impasto linguistico, diciamo, paramedievale, che quindi prevede una sintassi un po' modellata su quella classica e boccaccesca. E un lessico permeato da quelle che sono le parole che si riscontrano nella vera documentazione dell'epoca. E quindi ci sono tutta una serie di fonti letterarie del periodo a cui io ho attinto, come ad esempio gli atti dei processi di canonizzazione o gli atti dell'Inquisizione per il capitolo sull'eretico. L'altra sfida, invece, era quella di creare un nuovo Francesco, un Francesco quasi in negativo, un personaggio davvero diverso da quello a cui siamo abituati, però salvaguardando la plausibilità storica e seguendo punto per punto tutti i luoghi caratteristici della biografia di Francesco. Ritroverete in questo romanzo gli uccellini, il lupo, cioè celeberrimo e tutti i miracoli, ma questi elementi vengono appositamente manipolati, fraintesi, diciamo equivocati, per dimostrare un qualcosa, o forse per dimostrare appunto l'inesistenza di una verità unica, che scoprirete leggendo questo libro, se vorrete. Vite apocrife di Francesco d'Assisi, edito da Fazzi Editore. Grazie, buona lettura.